La cultura del rispetto della donna e del suo valore contro ogni pregiudizio. L'approfondimento nel corso di un affollato interclub dei Rotary del Salento, della Puglia e della Basilicata, che ha visto la partecipazione di tantissimi soci del club service su un tema di grande attualità, che non può che partire da una conoscenza approfondita di tutte le fasi che hanno portato alla presenza significativa delle donne nei Rotary Club. E introdurre i lavori Francesco Cantore, presidente del Rotary Club, Ginosa Laterza. Il nostro fondatore Paul Harris aveva scritto: il Rotary non si ferma, non può fermarsi perché il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso. Il Rotary non solo non si ferma, ma il Rotary va avanti, segue i cambiamenti della società che sono continui. L'avvocato Rosanna Miolli, nel suo intervento d'apertura, ha parlato del lungo iter, non solo giudiziario, che ha portato all'ingresso delle donne nei Rotary con delle notizie inedite attinte dagli archivi storici europei ed americani. Un interclub davvero straordinario per approfondire un tema di grande attualità che viene da lontano, però. Sì, viene da lontano, se consideriamo che la nostra associazione, nata nel 1905, nasce come associazione esclusivamente maschile. Solo dal 1989 le donne possono accedere al Rotary, è vertiginosa è la crescita e l'accesso alle cariche apicali. Diciamo che le donne hanno il merito di aver reso più rappresentativa la nostra associazione del proprio territorio, consentendo una maggiore diversità di prospettive e di competenze. All'evento hanno preso parte Maria Pia Vasti, Virginia Pirozzi e Mirella Guercia, che hanno parlato delle loro esperienze e quali rispettivamente prima donna del distretto, prima donna presidente di club e prima governatrice.